La visione transpersonale è una metodologia clinica e parte dall'esperienza interiore e si occupa dell'essere umano, ma parte soprattutto da un atteggiamento interiore che parla di ritornare verso se stessi, verso la propria vera natura, ma questo in sintonia con tutti gli altri esseri viventi, con il cosmo che ci circonda, e soprattutto parte da un interesse per tutte le tradizioni antiche. È un approccio che integra la visione della moderna psicologia occidentale con le tradizioni antiche, le tradizioni sciamaniche e tutte quelle discipline psicospirituali che si sono occupate dell'uomo e dell'evoluzione spirituale dell'uomo. La psicologia transpersonale crede nell'unità del sapere ed è molto importante parlare di transculturalità. Trans è tutto ciò che va oltre alla persona, oltre al biografico. Trans significa proprio al di là, quindi transpersonale è tutto ciò che va al di là della persona, transculturale è tutto ciò che va al di là delle certezze di una data cultura. Quindi è molto importante, perché nella nostra cultura oggi parliamo molto della tecnologia, è una cultura del dominio. Quindi la visione transpersonale, attingendo a questi saperi antichi, riporta molto l'uomo ad una dimensione di natura e verso se stesso soprattutto. Gli strumenti operativi della psicologia transpersonale sono le tecnologie del sacro, così come le ha chiamate Stanislav Grof, che è uno dei più grandi esponenti del transpersonale a livello mondiale, insieme a Ken Wilber. Ma per tecnologia del sacro intendiamo tutti quegli strumenti, tutte quelle modalità di cura e di guarigione che operano per questo, che cercano di trascendere i confini della mente razionale e cercano di scendere nel cuore. E allo stesso tempo sono tecnologie che lavorano per i viaggi negli stati di coscienza. Cioè il lavoro importante nel transpersonale è quello il lavoro sugli stati di coscienza. E quindi nelle tecnologie del sacro ci sono tantissime modalità ovviamente operative, è un grandissimo calderone di prassi, tra cui troviamo il viaggio sciamanico, troviamo i canti, le danze, troviamo la visione, gli insight, le intuizioni, molto importanti, no, da trovare durante questi viaggi negli stati di coscienza. Ho già citato i sogni, mi sembra, ma la cosa più importante è quella di cercare di comprendere che questi viaggi ci servono per ritrovare, per connetterci in una dimensione molto più ampia rispetto a questo piano di realtà. Come direbbe Castaneda, viviamo nel tonal, ma dobbiamo cercare di accedere e comprendere che siamo contenuti in una dimensione molto più ampia, come lo chiamerebbe lui il Nahual. Altre tradizioni hanno sicuramente altri nomi per chiamare questo Nahual, ad esempio il Regno dei Cieli, l'Atman, come direbbe Ken Wilber, ma la cosa importante è che capire che questa dimensione più ampia che ci contiene, questo campo transpersonale, così come viene anche chiamato, è un campo che ci parla della coscienza dell'unità. Questa credo che sia la cosa fondamentale, cioè dove l'uomo dimora insieme a tutti gli altri esseri, a tutte le altre creature, e si sente parte del tutto. Ecco perché quando si dice tutto è uno, come il magnifico libro scritto da Talbot, questo è un po' il senso in maniera sintetica.